Carlo Martigli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dato, grazie per l'introduzione, perché intanto sentivo la Ci daremo la mano del Don Giovanni di Mozart, perché la posso dire che è la mia opera preferita. Ah, quindi... E quindi è una meraviglia, grazie. È bello questo fil rouge quando succede. Perché la sua opera? Sì, veramente eccezionale. Perché la sua questo opera capolavoro preferita? Dell'ironia, della manipolazione, proprio è bellissimo. Ironia, parola già conosciuta, ma manipolazione nei confronti di Don Giovanni è bello, quindi è una finezza. Perché Giovanni è il grande manipolatore, no? Quando adesso lì c'è Masetto, che è il marito della Zerlina, neo sposo, praticamente lo manda via e gli dice vai via che qui c'è, ci penserà un gentiluomo a Zerlina, no? Bellina, che il gentiluomo lo prende in giro, e Masetto dice vabbè, me ne vado, che ho già capito. E questa che non ci vuol cadere nella tentazione, però infatti dice vorrei e non vorrei, ma il cor mio va, e alla fine dice che se penso al mio Masetto, e alla fine cede alle lusinghe di Don Giovanni. Ma Mozart, che si diverte da morire a fare queste cose, alla fine fa intervenire Donna Anna, che arriva lì proprio nel momento culminante dell'azione travolgente e rovina tutto. Bellissimo, scusatemi questo intermezzo che fa introduzione alla scelta di Sigmund, però era troppo bello. Ma è una cosa, a noi piace andare, per così dire, ma mica tanto fuori tema, no? Perché la manipolazione c'è anche in questo nuovo romanzo. E poi, a proposito del Don Giovanni di Mozart, è mai abbastanza ascoltato e poi mai abbastanza visto. Quando vedo, per esempio, in questo caso il Don Giovanni, un'opera semplicissima, lo possono ascoltare tutti quanti, anche i bambini, non è una cosa complicata. Io consiglio sempre di soffermarsi sì sulle parole, sulla musica, ma sulla gestualità dei personaggi, perché è cosa fondamentale proprio, ed è veramente lì che si gioca anche l'inganno, la menzogna, la manipolazione, no? Proprio anche in questa area è verissimo. La mano. Io infatti cerco nei miei romanzi e nella scelta di Sigmund in particolare, perché poi, voglio dire, mano a mano che si scrive si cerca sempre proprio di migliorare, di continuare a tenere quegli argomenti che mi interessano, che mi piacciono, dal giallo all'intrigo, ai pensieri, anche a tutto quanto, diciamo, fa parte, per dire, di Sigmund Freud e di tutto l'ambiente del Vaticano del 1900, ma al tempo stesso di cercare di scriverlo con la massima leggerezza possibile. Guardi, le racconto una cosa brevissima. Io non capisco assolutamente nulla di matematica, questo è fin dai tempi dell'elementare, dove ho avuto il primo 4. Però nel momento in cui avevo letto del concetto, diciamo, di Einstein, E uguale MC2, la teoria della relatività, eccetera, e non avendo mai capito nulla, un giorno mi capitò tra le mani un libretto scritto da Bertrand Russell, filosofo e matematico, in cui in una quarantina di pagine spiegava il concetto della relatività. Bene, per la prima volta leggendo quelle poche righe ho capito, ma non è stato merito mio, è stato merito di questa persona eccezionale, grandissima, come era Russell, che è riuscita a tradurre, per, diciamo, i più scemi di matematica come me, un concetto straordinario, quindi è stato il merito suo. Quello che cerco di fare nei miei libri è di tenere i concetti più alti, più belli, più particolari, però con un linguaggio che sia accessibile a tutti. E questo linguaggio ci porta a scoprire il romanzo di Carlo Martigli, La scelta di Sigmund, edizioni Mondadori. Siamo a Roma, agli inizi del Novecento, esattamente 1903, e esatto. In Vaticano c'è una guardia svizzera, sembra una notizia già molto più vicina a noi, una guardia svizzera viene trovata morta insieme a una cameriera. Il Papa di allora, Leone XIII, a questo punto si vede veramente in un vicolo cieco, veramente le mani legate, perché a questo punto deve far sì che qualche cosa venga tenuto sotto traccia. Quindi partono queste indagini che potrebbero sollevare veramente dei veli che non devono essere sollevati, mettendo anche in crisi una credibilità allora molto forte della Chiesa. Leone XIII vuole impedire tutto questo. E allora i nostri ascoltatori diranno: e cosa c'entra Sigmund Freud? Accennare una cosa: Sigmund Freud era un grandissimo appassionato di Sherlock Holmes e avrebbe voluto tra l'altro conoscere Sir Arthur Conan Doyle, e lui sosteneva, Freud,
che il suo metodo, il metodo psicanalitico, sarebbe servito moltissimo anche per delle indagini, in quanto serviva per capire l'eventuale predisposizione, la personalità di eventuali sospettati verso, diciamo, la parte criminale. Quello che oggi si può dire, ha quasi anticipato di 80-90 anni, quella che è la figura del profiler. Papa Leone XIII, che era matto come un cavallo, un personaggio straordinario, divertente, aveva 93 anni all'epoca, quindi figuriamoci, infatti i cardinali dicevano, credevamo di aver letto un santo padre, invece abbiamo letto un padre eterno, questa era una battuta che girava a quell'epoca, lo chiama, perché non sia un'indagine di polizia, ma per capire se nell'ambito del Vaticano di alcune persone potrebbe nascondersi il colpevole, lo vuol sapere per evitare un domani che, insomma, che qualcuno, quando lui morirà, possa diventare papa. E chiamare, non diciamo di più perché. Certo, e chiamare Sigmund Freud e farlo arrivare in Vaticano. Sigmund Freud, lo ricordiamo, massone, ateo, ebreo. E soprattutto, ancor di più, padre della psicanalisi, cosa molto combattuta dalla Chiesa. Certo, no? Certo, ecco. Anche perché però Leone XIII era molto curioso di queste nuove scienze. Quindi, pur non aderendovi, era curioso, era un uomo curiosissimo, voleva conoscere tutto. Impazziva per le tecnologie moderne. Una volta disse a un suo cardinale, disse, pensa che bello il fonografo, che si può sentire la voce. Pensa se ci fosse stato al tempo di Gesù, avremmo potuto oggi udire la sua voce. Quindi era questo genere di personaggio. Tra l'altro nel 1903 Freud fu effettivamente a Roma, quindi delle volte io mi diverto a unire quello che è il rigore storico di certe cose, come molte di quelle cose che sono descritte nel romanzo della scelta di Sigmund sono vere, naturalmente, con quella che è poi la parte immaginifica, la parte della fantasia. La parte della fantasia e la parte storica sono unite, e Carlo Martigli, per esempio, nell'incontro, vorrei ancora sottolineare proprio questo incontro tra Sigmund Freud, perché è immaginifico, no? Sigmund Freud, certo, Leone XIII, certo. No? Questi due straordinari personaggi che si dica, questi due che si guardano e il Papa incomincia chiedendo, lei crede in Dio? Allora Sigmund Freud dice, ma chissà, allora devo veramente dire quello che pensa, così? Allora incomincia la sua argomentazione. E il Papa a un certo punto dice, ma è esattamente quello che sostiene il filosofo Democrito. Ecco, questa è l'apertura molto privata, esatto, del Papa molto rispetto privata, alla, certo, chiusura pubblica del Papa stesso. Ma questa è la cosa bella, perché erano due, come ha detto prima, erano due personaggi straordinari, perché Freud può essere anche oggi amato o odiato, ma diciamo che è un po' il padre di quella che è la coscienza moderna, o meglio della consapevolezza della coscienza dell'uomo moderno. Io dico, scherzando delle volte, ma seriamente delle volte nelle mie chiacchierate, che si può dire che con il declino della confessione è salita la psicanalisi, perché in fin dei conti questo rovesciare addosso a una persona tutte quelle che sono le problematiche, i pensieri, eccetera, era un po' poi quello che è ancora oggi, diciamo, in parte il compito della confessione. E Leone XIII, dicevo prima, anche lui è stato il papa del cambiamento. Dopo di lui è finita la concezione ottocentesca del papa. Perfino la sua enciclica, il Rerum Novarum, lui addirittura modernissimo, cercava la terza via tra il capitalismo e il marxismo, cioè il socialismo marxista, e in chiave quale? In chiave evangelica, cioè la distribuzione delle ricchezze, l'equità, il non farsi la lotta, la guerra, perché la guerra comunque era una cosa negativa, quindi contro la lotta di classe, ma contro anche chi sfruttava la gente. Perché questo era il comandamento di Gesù. Sono veramente due personaggi che si divertono molto a stare insieme. Io mi sono divertito molto
a farli stare insieme. E l'abbiamo intuito parecchio dal leggere questo romanzo, ricordiamo la scelta di Sigmund di quasi 300 pagine nella scrittura di Carlo Martigli. L'immagine di copertina ci porta a vedere in un arco, ovviamente un libro dove c'è un omicidio, quindi il nero ça va sans dire, e vediamo quest'uomo da dietro e davanti a quest'uomo c'è il cupolone di San Pietro, un uomo con la bombetta, il bastone molto elegante, e ha con sé un sigaro che fa una voluta di fumo quasi incredibile. Poi vengo a scoprire, non rivelo nulla del romanzo, ma rivelo qualcosa di Sigmund Freud, qualcosa di veramente molto particolare. Lui fumava più di 20 sigari al giorno. Ma 20 sigari? Io mi sono fatto uno studio particolare anche sul genere di sigari che fumava Freud, eccetera. Addirittura quando lui aveva un tumore alla gola negli anni 30, lui ha continuato imperterrito a fumare, non gliene poteva fregare di meno, diciamo che era proprio il suo tallone d'Achille, il suo vizio assurdo. E quella fumata, tra l'altro, che abbiamo ci siamo, devo dire, divertiti proprio a immaginarla, ha detto una cosa e ha colpito le segno, ma le dico qualcosina di più, sembra quasi questa voluta molto grande del sigaro, quasi quelle fumate che poi escono fuori dalla Cappella Sistina quando o non viene eletto, fumata nera, o viene eletto il Papa. C'è un pochino così di metafore sempre molto, molto ironiche e molto, molto divertenti. Il bello, secondo me, di questo, lo dico perché veramente ho amato scriverlo, forse più di altri, è tutto questo passaggio continuo tra l'intrigo e l'ironia. Insomma, e quella copertina spero che non inganni il lettore, cioè gli dia un po' questa immagine, serietà, grandi cose, ma anche con questo fumo, e lui del fumo l'ha voluto affrontare molto, perché parlare all'epoca con i più importanti ed le loro eminentissime eminenze dei cardinali, insomma, non era una cosa facile. Ricordo il cardinale Poletti, che era il cardinale di Pio IX, gli venne di fronte all'ambasciatore di Napoleone, che disse: vabbè, qui noi spaziamo via tutto, eccetera. Gli rispose: guardi, in 2000 anni, quasi 2000 anni, non siamo riusciti noi dall'interno a distruggere la Chiesa, sarà difficile che ci riusciate voi. Sarà molto difficile, chissà se ci riesce Sigmund Freud, che deve compiere una scelta in questo romanzo molto, molto difficile, ed è una scelta importante, ma la scrittura di Carlo Martigli, almeno per quanto mi riguarda, io appartengo alla categoria dei lettori anche molto distratti, però oltre alla narrazione importante, ci ha fatto scoprire un Sigmund Freud forse anche un pochino più simpatico dal Sigmund Freud molto troppo cattedratico. Sì, ma e d'altra parte, guarda, la maggior parte delle, a parte quelle, anche in parte nei dialoghi, ma nei pensieri, nelle sue cose, sono per la maggior parte, naturalmente contestualizzati nel romanzo, eccetera, cose che lui ha detto. È chiaro che, beh, pensiamo un attimo, che lui è stato un po' rovinato, diciamo così, nelle sue espressioni da tutti i pedanti che sono venuti dopo, ma lui era un uomo spiritoso, era un uomo anche perfino simpatico, un tomber de femme pazzesco, ma è un uomo che scherzava su di sé, scherzava anche sugli altri, e certe volte si viene rovinati da chi parla troppo bene di noi. Ricordo, per dire, Nietzsche, che la sorella fu praticamente presa dal nazifascismo, e Nietzsche diventò, suo malgrado, oggi potremmo dire a sua totale insaputa, il teorico della razza ariana, ma era quanto di più lontano ci possa essere. Il superuomo di Nietzsche e l'uomo nuovo di Marx, per assurdo, si assomigliano da matti. È bella questa figura di questi due
che si assomigliano, ed è una cosa a cui pensare, perché ci permette anche di fare dei ragionamenti molto molto importanti anche nella lettura di questo libro di Carlo Martigli, La scelta di Sigmund. Noi abbiamo parlato di Freud, abbiamo parlato di Leone XIII, ovviamente senza rivelare, perché lo dico con estremo rispetto della certo. storia e dei lettori, degli ascoltatori, prossimi lettori. Freud però in questa storia deve risolvere un problema molto grave e deve contare anche sull'assistenza.